La sera del 1 giugno del 2001, la famiglia reale nepalese si riunisce per una festa. Al ritrovo sono riunite tre generazioni. Il ricevimento è stato organizzato dal principe di Pendra, erede al trono. Tra gli ospiti ci sono i suoi genitori, il re e la regina del Nepal, la regina madre e i suoi cugini, sua sorella, la giovane principessa Sruti, e il fratello minore, il principe Nirajan. In tutto, i membri della famiglia reale presenti sono 22. Poco più di un'ora dopo il loro arrivo, molti rimarranno uccisi o feriti in un sanguinoso massacro. L'orribile carneficina sconvolge il paese e innesca una serie di accuse di cospirazione che portano ai disordini della primavera del 2006. Protagonista della tragedia è il principe ereditario in persona. Che cosa gli passa per la testa quella sera? Che cosa lo influenza? Perché la festa è finita in un massacro? Il seguente documentario si basa su interviste con testimoni oculari e sui dati dell'inchiesta ufficiale. Alcuni dialoghi sono stati ricostruiti. Il ricevimento è stato organizzato dal principe di Pendra, l'erede al trono nepalese. Secondo la tradizione, la famiglia reale si ritrova due volte al mese. Mancano 3 minuti alle 8. Ci sono tutti i parenti di Dipendra, tranne suo zio Janendra. Ciao, benvenuta. Come stai? Cosa vuoi da bere? Una cola, grazie. Ok. C'è la sorella minore, la principessa Sruti, con il marito Kumar. La famiglia si riuniva il primo e il terzo venerdì del mese. Senza ghiaccio? Era un normale ritrovo del venerdì. Il principe accoglieva gli ospiti e serviva da bere a tutti. Kumar, ne vuoi uno? Uno piccolo. Ok, te lo porto subito. Assaggiate le tartine. Più tardi ci sarà un buffet in piedi. Ecco. Grazie. Di solito in queste occasioni gli inviti vengono fatti all'ultimo momento, ma una cugina di Dipendra ricorda che il principe aveva voluto sapere con molti giorni di anticipo se sarebbe venuta. Questo è per te. Mi ha chiesto se ero sicura di venire. È stata l'unica cosa strana. Ovviamente però ci ho fatto caso solo dopo che è avvenuta la tragedia. Allora ho iniziato a pensare che forse è stata una cosa programmata. Scusatemi per qualche minuto. Dipendra deve andare a prendere un importante membro della famiglia. Si tratta della regina madre, la matriarca della dinastia. Dipendra va a prendere la nonna e si concede una pausa. I ricevimenti del venerdì sono ormai un dovere più che un piacere. Qualche ora prima, il principe aveva avuto una discussione al telefono. Da anni, Dipendra vuole sposare la ragazza di cui si è innamorato, Devyani Rana, la cui famiglia è molto più ricca della famiglia reale nepalese. Devyani è pronipote dell'ultimo primo ministro nepalese dei Rana. Detestato dalla famiglia reale perché riuscì ad accumulare più potere della monarchia. La madre di Devyani proviene da una famiglia indiana ricchissima e molto influente. I genitori di Dipendra non vedono di buon occhio la relazione tra il principe e Devyani, considerata inadatta per il ruolo di futura regina. La regina madre è dello stesso parere. Sono già arrivati tutti. Tranne papà. Sta ancora lavorando in ufficio. Farà tardi. Per sabotare i piani di matrimonio del nipote, la regina madre si rivolge all'astrologo di corte.
L'indovino ha previsto che Deviani Rana difficilmente darà di pendere a un erede maschio e consiglia al principe di troncare la relazione. Dipendra non ne ha alcuna intenzione. Ti aspettano? Bene. Li incontrerò nella saletta. Voi giovani fate troppo rumore nella sala da biliardo. Alla festa ci sono tutti i parenti di Dipendra. Ma Deviani Rana, la persona a cui il principe tiene di più, non è stata invitata. Pronto? Sono io. Ehi! Hey, che sorpresa! Io mi sto preparando per uscire. Dove vai? Da Sanjay e Shilpa a cena. Non ti ricordi? Fammi sapere a che ora arriverai, ok? Non posso venire. Non preoccuparti, fa con comodo. Dimmi solo verso che ora arriverai. Ti ho detto che non posso venire. Ti rendi conto di cosa succederebbe? Sono qui con 20 ospiti. C'è tutta la mia famiglia. Ancora? Parli sempre soltanto di famiglia. Pensavo che stasera ci avresti raggiunti a cena. Quando riuscirai ad essere una persona indipendente? Sembra di pessimo umore. Dipendra si sente in gabbia. La sua reazione sconvolgerà la sua famiglia, il suo paese e il mondo. Il principe Dipendra, erede al trono del Nepal, ha organizzato un ritrovo di famiglia nella sua residenza all'interno del Palazzo Reale. Dipendra, tra tutti i suoi parenti, predilige il cugino Paras. Ti ho trovato. Cosa bevi? Paras vive al di sopra della legge. Ha ucciso due persone in un incidente stradale e ha sparato a un buttafuori in un nightclub di Kathmandu. In entrambi i casi non è stato inquisito. Salute. Salute. Paras è l'unico confidente di Dipendra. Com'è andata coi tuoi genitori? Abbiamo discusso del matrimonio. L'ho chiesto a mia madre e alla nonna e mi hanno detto di no. Domenica ne parlerò con Sua Maestà. Nessuno si è ancora accorto che Dipendra ha bevuto molto. Ok. Tocca a me. Nell'angolo. Peccato. Kumar Gorak è allarmato dal comportamento di Dipendra. Il principe ha iniziato a sbagliare i tiri e a dire che era ubriaco. Sto perdendo la mira. A un certo punto è andato a sedersi sul divano. Portami qualcosa di speciale. Sono nella sala da biliardo, sbrigati. As soon as you can. Ecco. Grazie. Aveva l'abitudine di fumare marijuana e hashish. Nonostante i suoi 29 anni, il principe non ha il permesso di fumare nemmeno una sigaretta davanti ai genitori e agli anziani. Ma quella sera Dipendra abbandona ogni inibizione. Gli ospiti non si accorgono delle condizioni di Dipendra. Suo cugino Paras pensa che sia meglio che si metta a letto. Sto bene. Lo abbiamo portato in camera sua reggendolo per le spalle. Io stavo dietro perché trascinava le gambe. Dipendra sembra ubriaco. Ma quando Paras gli chiede il cinturone con la pistola, la sua risposta è lucida. Kumar sospetta che il principe stia fingendo. È meglio che ti riposi, ti tolgo il cinturone. Stasera non l'ho messo. Ha risposto in modo molto lucido. Quando ha detto che non aveva il cinturone, non ha farfugliato come avrebbe fatto un ubriaco. Col senno di poi, viene da pensare che forse fosse più lucido di quanto volesse far credere.
Rimettendo a posto gli spinelli, Paras nota un cassetto aperto. Le spostiamo da lì? Perché? Alla festa, l'assenza di Dipendra non passa inosservata. Forse ha avuto una reazione allergica. Può darsi. Quando gli ho parlato prima, stava benissimo. Maheshwar Singh, prozio di Dipendra, è stato il primo ad arrivare al ricevimento. Era di ottimo umore, era simpatico, non sembrava assolutamente ubriaco, stava benissimo. Non ho notato nulla di strano. Mi ha accompagnato al bar e mi ha chiesto che cosa desideravo bere. Che cosa vuoi? Uno scotch. Ottima scelta, anch'io bevo scotch. Mi ha servito da bere. Ghiaccio? Sì. E mi ha fatto vedere il suo bicchiere mezzo vuoto. Mi ha detto che stava bevendo anche del Famous Grouse. Salute. In quel momento è entrato Rabi, mio cognato. È stato il secondo ad arrivare. Anche a lui è stato offerto da bere. Vuoi uno scotch? Certo. Dipendra di solito regge bene l'alcol. Ma quando Deviani lo richiama un'ora dopo, il principe straparla. Pronto? Pronto? Dipi? Dipi, non ti sento. Hai una voce strana. Non sei alla festa, vero? Sono qui. Dipi, dimmi dove... Le chiamate vengono dirottate al servizio di sicurezza del palazzo. Sicurezza? Salve, sono Deviani Rana. Ero al telefono col principe. Mi sembra che non stia bene. Non riusciva a scandire le parole. Potete, per favore, andare a sincerarvi delle sue condizioni e farmi sapere come sta? Mando subito qualcuno a controllare. Vi aiuto a togliere la camicia, vi sentirete meglio. Il re raggiunge la regina e la regina madre, che stanno bevendo insieme alle altre invitate più anziane in una stanza accanto alla sala della festa. Arrivi al momento giusto. Stavamo per fare un brindisi alla regina madre. Signore? Chiedo scusa, maestà. Il principe Dipendra è stato accompagnato a letto. Non sta bene. Lo stanno assistendo due inservienti. Credo che abbia bevuto troppo, maestà. Ok, grazie. Vogliate scusarci? Ci buttiamo nella mischia. Sì. È il tasto con scritto on. Lo so. Non ha bevuto molto, vero? Ha molti pensieri per la testa. È tutto a posto. Sto meglio. Potete tornare nelle vostre stanze. Tutti sanno che a Dipendra piace bere e che fuma molto hashish. Ma pochi si sono accorti che da un anno prende anche antidepressivi. I medici sono preoccupati. Il principe regge male gli stress, non fa esercizio fisico, non riesce a mantenere il suo peso forma e ha paura di invecchiare prematuramente. Le sue aspirazioni maturate dopo la felice infanzia trascorsa a palazzo sono da tempo svanite. Conoscevo Sua Altezza il principe ereditario da quando aveva 5 anni. Era un bambino simpatico ed estroverso.
Era intelligente. Era preparatissimo su ogni argomento. Nelle discussioni aveva sempre ragione lui. Era fatto così. Il giovane principe è cosciente del suo potere. Il principe stava correndo in riva allo stagno. Io temevo che cadesse in acqua, quindi gli ho detto di fermarsi. Lui però non mi ha obbedito. Anzi, mi ha risposto: allora non hai capito. Tu non puoi darmi ordini. A 16 anni Dipendra, seguendo le orme del padre, si iscrive a Eton, in Inghilterra, per completare l'istruzione superiore. Molti anni prima avevo seguito suo padre negli studi. Poi il re ha deciso di iscrivere il figlio a Eton e lo ha mandato da me. Ecco perché ho conosciuto il principe Dipendra. Dipendra eccelle sia negli studi che nel karate. Diventa capitano della squadra. Non perde mai un incontro. Nel 1990 a Kathmandu scoppiano disordini in seguito all'embargo economico imposto dall'India al Nepal. La regina Aishwarya vuole che il marito prenda una posizione più decisa e chiede al figlio di tornare a casa. Mi ricordo che in quei giorni Dipendra ricevette un fax dalla madre. La regina gli chiedeva di tornare a casa per sostenere il re. Secondo lei, infatti, il sovrano stava cedendo troppo potere. Credo che la madre pensasse che Dipendra dovesse salire al trono al posto del padre. La regina sottovaluta il rispetto di Dipendra per il padre. Dipendra era sconvolto. Voleva molto bene a suo padre ed amava tanto il suo paese. E mi disse: se riceverò un altro messaggio così, sarò costretto a troncare le relazioni con mia madre. Non voglio condizionare mio padre. Re Birendra cede alle pressioni della piazza e compie i primi passi verso la democrazia. Dipendra ha 19 anni e ormai si sente adulto. Vuole sposare Supriya Shah, il suo primo amore. La ragazza è una pronipote della regina madre. La regina però ritiene che i due siano ancora troppo giovani e si oppone. Dipendra non ha un ruolo specifico da ricoprire, si dà alla carriera militare. Una sua poesia esprime il suo forte senso del dovere. Ho lasciato gli affetti più cari perché ho capito qual è il mio dovere. Se sarà necessario, sarò pronto a combattere fino alla morte. Farò fuoco e fiamme, fermerò il fulmine, il sangue dei nemici tingerà l'uniforme di vermiglio. E infine, scuoterò la terra. Nel 1995, in Inghilterra, Dipendra incontra Devyani Rana. Se ne innamora perdutamente. Senza l'approvazione di corte, il loro rapporto deve continuare in segreto. A Kathmandu, però, tutti vengono a sapere della loro relazione. Devyani non è preda facile nemmeno per un principe ereditario. I modi posati e sofisticati della ragazza contrastano con l'instabilità emotiva di Dipendra. Il principe vuole sposarla e minaccia persino di avvelenarsi se Devyani lo rifiuterà. Dipendra è preoccupato per l'atteggiamento della sua famiglia. Sa che se sposasse Devyani contro il loro parere, rischierebbe di essere diseredato e di rimanere senza un soldo. Dipendra è in crisi. Gli anziani della famiglia reale sono tutti al corrente del problema, ma non si riesce a trovare un compromesso. Domenica parlerò con lui e spero che riusciremo a chiarirci. A pranzo non è stato di molte parole e questo pomeriggio, quando abbiamo bevuto il tè, è rimasto in silenzio. Stasera ho avuto tempo per riflettere, quindi... È nervoso. I giovani sono fatti così.
Vorrebbero che tutto succedesse in un istante. Non è così semplice. So per esperienza che queste cose non si dimenticano mai. Ciao. Ho provato a chiamarti. Dove sei, Dippy? Non rispondi al telefono. Lo so. Mi hanno detto che dormivi. Non ci ho creduto. Non mi piace quando fai così. Mi preoccupo. Dippy, perché ti stai comportando così? Sto bene. Adesso vado a dormire. Buonanotte. A domani. Buonanotte. Dipendra ha un'altra passione. Le armi. Ha ricevuto in regalo la prima pistola a 8 anni e da allora le colleziona. Il principe ha accesso all'armeria del palazzo e tiene la sua collezione privata in camera. È un ottimo tiratore. Spara meglio delle sue guardie. Aveva l'ossessione delle armi. Voleva eccellere in tutto ciò che faceva. Dipendra si diverte con le battaglie simulate dai videogiochi e disegna armi al computer. A Palazzo Reale, i familiari e la servitù lo sentono spesso tirare agli uccelli di notte. Nessuno fa più caso al rumore degli spari. Va a prenderlo. Sapevo che gli piacevano le armi e che ne parlava spesso. Era il suo argomento preferito. Aveva un'ottima mira e aveva imparato a sparare con entrambe le mani. Alle 9:15, il re raggiunge la festa nella sala del biliardo. Come va? Bene, grazie. Volete che vi porti la sacca altezza? No, stasera non è necessario. Per la famiglia reale nepalese, il tempo sta per scadere. Nella sala da biliardo, Re Birendra è contornato da parenti stretti e da amici intimi. È il problema di famiglia. Tutti pensano che il principe Dipendra sia andato a dormire. Portami i miei sigari, per favore. Grazie. Io preferisco quello con l'inseguimento in motocicletta. Non vuoi andare a ballare anche tu? Qualcuno mi sta telefonando. Se rapiscono un turista, siamo finiti. Si nascondono nei villaggi. È sempre così prima del monsone. Tra poco smetterà e inizierà a piovere. E gli innocenti soffrono. Questo è ovvio. Credo di essere stata la prima a vederlo arrivare, con una pistola in ciascuna mano.
Credevo che la festa fosse in abito da sera. Forse ha portato le armi per mostrarle a sua maestà. Credevo che si fosse vestito così per fare più scena con le pistole. La notizia si diffonde in tutto il mondo e l'industria del turismo crolla. Ho sentito qualcuno arrivare alle mie spalle. Mi sono girato. Era dietro di me. Sono rimasto sorpreso. Ho visto il principe vestito in tuta mimetica e in mano aveva due fucili. Che cosa c'è? Cosa fai? All'improvviso ho sentito... È stato terribile vederlo puntare il fucile contro suo padre e sparare. Lo ha colpito con due o tre proiettili. Che cosa hai fatto? Poi ha lasciato cadere il fucile. È stato l'unico momento in cui si è mostrato vulnerabile. Credo che se qualcuno gli fosse saltato addosso, sarebbe finita lì. Ma erano tutti sconvolti, incapaci di reagire. Il capitano Rajiv Shahi, medico militare, cerca di arrestare l'emorragia con la sua giacca. La regina madre non si accorge di nulla. Stanno sparando? Dipendra, spara ai gatti e ai corvi. Dicevamo? Dipendra rimette il fucile nella sacca e prende una pistola e un fucile mitragliatore M16. In casa, intanto, molti pensano che i colpi siano partiti accidentalmente. Il ritorno di Dipendra coglie tutti impreparati. Il principe è rientrato nella stanza e si è avvicinato al padre disteso a terra. Voleva sparargli ancora. Basta così. Il principe di Rendra, fratello del re, cerca di fermarlo. Dammi il fucile. Gli ha sparato a bruciapelo. I colpi lo hanno fatto volare all'indietro. È caduto sulla schiena. Santo cielo! La vittima successiva è lo zio Kumar Kadga. La moglie Sharada accorre al suo fianco. Ha ucciso la principessa Sharada davanti ai miei occhi. Non avevo mai visto nulla di così orribile. Oddio! Sembrava che seguisse un piano prestabilito. Era concentratissimo e continuava a sparare. Ma che cosa hai fatto? Un anno prima, in occasione del suo 29esimo compleanno, dopo il commiato degli anziani, Dipendra aveva giurato che non avrebbe permesso a nessuno di ostacolare i suoi piani di matrimonio. O siete con me, o contro di me. Chi non è d'accordo con ciò che ho intenzione di fare può andarsene subito. Non sto scherzando. Vi ucciderò tutti se proverete a contrastarmi. La rabbia del principe era apparsa evidente quando sua sorella Sruti, allora incinta, lo aveva criticato per il suo atteggiamento. Non puoi rivolgerti ai tuoi parenti in questo modo. Le minacce non servono. Perché sei così egoista? Tu non sai niente del matrimonio. Io sì. Dipendra sta mettendo in pratica le sue minacce? Secondo me, ha deciso di uccidere chiunque aveva cercato di convincerlo a non sposare quella ragazza per rispettare le tradizioni della famiglia.
Il principe spara a Kumar. I nostri sguardi si sono incrociati per un attimo. Ho pensato che esitasse. Ma un secondo dopo mi ha sparato. Che cosa succede? Andiamo a controllare. Gli addetti alla sicurezza sentono le grida provenienti dalla residenza di Dipendra. La principessa Sruti, sorella minore di Dipendra, adesso è un facile bersaglio. Ha puntato il fucile contro mia moglie e le ha sparato. Ho sentito la sua forza che se ne andava. Kumar pensa che sia giunta la sua ora. Sparava raffiche di colpi come un pazzo. Qualcuno sta sparando! A tutte le unità, allarme! A tutte le unità! Gli addetti alla sicurezza del palazzo intervengono solo ora. Maheshwar Singh cerca di mettersi in salvo dietro un divano. Abbassati! Giù! Feci finta di essere ferito, anzi... mi finsi morto, sì. E la mia strategia fu quella. Il cognato Rabi Shamsher lo segue. Re Birendra, ancora cosciente, vorrebbe sparare al figlio per porre fine al massacro. Ma sua sorella, la principessa Shoba, lo ferma. Basta! C'è stata già abbastanza violenza! No! È stato molto crudele. Ricordo che sua maestà ha cercato di alzare una mano per fargli segno di smettere. Ma lui gli ha sparato altri colpi. Il dottor Rajiv Shahi è l'unico che riesce a fuggire. Lascia la moglie in fondo al salone e scappa da una finestra. Gli addetti alla sicurezza perdono minuti preziosi per raggiungere la sala. Dipendra spara alla principessa Komal, madre del principe Paras. La donna miracolosamente si salverà. La principessa Shanti, sorella del re, muore sul colpo. Sta giù, sta giù! La principessa Jayanti, cugina di Dipendra, cerca di chiamare aiuto. Se penso al suo sguardo, mi vengono ancora i brividi. Sembrava il protagonista di Terminator 2. Il suo volto non aveva espressione. Era molto... concentrato. Mi ha spaventato di più la sua faccia che i colpi che mi ha sparato. La preda va uccisa, non si lascia un animale ferito. Credo che abbia pensato che fossi morta, perché avevo la testa e la faccia coperte di sangue. Le guardie non riescono a entrare. Si perde altro tempo prezioso. Il principe Paras è intrappolato nella stanza insieme ai giovani cugini. Aspetta! No. No. Che cosa fai?
Ti prego. Va via. Qui ci siamo solo noi. No, ti prego. L'ho visto uscire in giardino. La regina lo ha inseguito. Fermati, ti prego, fermati. Nirajan le è corso dietro. Non inseguitelo. Per due volte ho urlato di non inseguirlo. Fermati. La regina e Nirajan, fratello minore di Dipendra, cercano di farlo ragionare. Perché? Laggiù. Le guardie entrano finalmente nella stanza. Il principe Paras assume il comando. Prima prendete il re e la regina, poi i feriti. Lasciate stare i morti. Re Birendra è ancora vivo. Scortateli fuori. Dov'è la regina? Paras. Il principe di Rendra, fratello del re, giace paralizzato. È difficile, so che stai soffrendo, ma i soccorsi stanno arrivando. Tra poco ti porteremo all'ospedale. Ok. Cerca di resistere, ok? Ok. Che cosa fai? Tu sei mio figlio! Perché fai questo? Perché? Fratello! Basta così, fratello! No! Era il tuo fratello minore. Che cosa vuoi dimostrare? Tuo padre, tua sorella, tuo fratello. Che cosa hai intenzione di fare? Ho lasciato gli affetti più cari perché ho capito qual è il mio dovere. Se sarà necessario, sarò pronto a combattere fino alla morte. Farò fuoco e fiamme. Fermerò il fulmine. Il sangue dei nemici tingerà l'uniforme di vermiglio. E infine, scuoterò la terra. Il principe di Pendra si spara un colpo alla tempia e crolla a terra. Il massacro è finito. 13 membri della famiglia reale nepalese sono stati uccisi o feriti. Si è sparato! Si è sparato! E la regina? E Nirajan? Nirajan è stato ucciso! Anche la regina! Dipendra ha sparato a Sua Maestà. Cosa? E anche agli altri. Che cosa dici? No, non si può. Devo andare. No, ti prego.
La tragedia avrà gravi conseguenze. La vicenda si è svolta in modo molto strano, al punto da essere quasi incredibile. Re Birendra arriva all'ospedale militare di Kathmandu. È stato colpito da numerosi colpi ed è in fin di vita. Presto, da questa parte. Venite. Portate l'ossigeno. Ha perso molto sangue. Quanto ha di pressione? Re Birendra era la persona più simpatica e gentile che abbia conosciuto in vita mia. Il polso? In Nepal si dice che fosse una reincarnazione di Vishnu. E io ci credo. Non c'è più niente da fare. Alle 9:15 di sera, Re Birendra viene dichiarato morto. La regina Ashwari e il principe Nirajan arrivano in rianimazione già cadaveri. La principessa Sruti muore pochi minuti dopo. Ha solo 25 anni e lascia due figlie. Ho visto che portavano via il cadavere di moglie dal reparto di rianimazione. Lo hanno portato nella camera mortuaria. Ho perso la persona con cui volevo trascorrere il resto della mia vita. E le mie figlie hanno perso la madre. Kumar Khadga e la principessa Sharada, la principessa Shanti e la principessa Jayanti sono giunti in ospedale già morti. Dhirendra, il fratello del re, è spirato poco dopo. Il giorno seguente, sabato 2 giugno 2001, il Nepal apprende la tragica notizia. Le salme vengono cremate il giorno stesso. Ma il principe Dipendra è ancora vivo, anche se respira artificialmente. Dopo le cremazioni, Dipendra viene proclamato re. Mi sono sentita tradita. Dopo tutto il male che ha fatto alla famiglia e al paese, lo hanno fatto re. È stato un tradimento. Dipendra regna per soli due giorni. Muore alle 15:45 del 4 giugno. Il proiettile che lo ha ucciso ha lasciato una ferita profonda. Dipendra era destro, quindi non è chiaro perché si sia sparato con la sinistra e perché dalla sua pistola siano partiti due colpi. Sul cadavere non viene svolta alcuna autopsia. Qualche tempo dopo, la residenza del massacro viene rasa al suolo. La famiglia reale declina l'offerta di un'indagine forense da parte di Scotland Yard e rilascia un comunicato dichiarando che la strage è stata provocata da una raffica partita accidentalmente. Nessun nepalese crede alla versione ufficiale. L'episodio della strage del 2001 ha costituito il punto di non ritorno. L'opinione pubblica nepalese si è messa definitivamente contro la monarchia, perché la famiglia reale insisteva nel pretendere che la gente credesse alla sua versione ufficiale. Da quel giorno i nepalesi hanno smesso di credere a ciò che dice il re. Quando Janendra, che non era presente alla festa, diventa re, viene accolto con scetticismo. Non ci sono prove, ma la maggior parte dei nepalesi è convinta che sia stato lui ad architettare la strage, anche se la moglie e il figlio sono scampati per poco alla morte. La gente dice anche che Dipendra non si è sparato, ma è stato ucciso dalle guardie del palazzo. Non lo sapremo mai. Nessuno è disposto a parlare. Secondo gli indizi, comunque, non si è trattato di un complotto, ma di un gesto di follia individuale che ha indebolito la monarchia e ha accelerato la marcia verso la democrazia. Non avevo mai visto nulla di così orribile.
Ma sono contenta di essere stata a quella festa. Se non avessi visto tutto coi miei occhi, non ci crederei, come il resto dei nepalesi.